Allora, ciao, complimenti alle donne della Lega che vedo che nonostante il momento di difficoltà nazionale, locale e locale, imperterrite continuate a essere presenti in piazza, qua c'è il gazebo. E se volete raccontarci un po' a cosa serve la vostra iniziativa di oggi. Allora, ieri è stata la 25esima, il 25 novembre è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Era ieri, purtroppo per motivi di lavoro noi siamo presenti in piazza oggi a dire, come abbiamo sempre detto con il nostro gruppo, che è il gruppo politico femminile della Lega Nord, noi abbiamo sempre proposto di attivarci contro la violenza sulle donne, sia a livello familiare sia a livello di stalking. E quindi oggi è giusto che le donne della Lega siano in piazza a promuovere questa iniziativa che è del governo. Il numero 1522 è stato proposto come rete a livello nazionale. Noi stiamo proponendo che tutti quanti partecipino a questo tipo di iniziativa e denuncino tutti gli abusi sessuali che vengono sessuali o anche di stalking che vengono fatti nella nostra città o nel circondario. E quindi siamo qui a promuovere. Le donne della Lega non si fermano per le piccolezze. Marina, scusa, non ho capito bene quello che dicevi del numero 1522. Cosa vuoi dire precisamente? Allora, questo numero è stato istituito dal Ministero delle Pari Opportunità nel 2006 in prova su alcune province. Poi nel 2010 è stato esteso, sono stati fatti dei protocolli e adesso si richiede alle province, ai comuni, a qualsiasi ente se ne voglia far carico di aderire a questa rete di solidarietà e di assistenza alle donne tramite questo numero. Quindi io penso di proporre tramite il mio segretario, che è Massimiliano Malaspina, al prossimo consiglio comunale che anche il comune di Chioggia aderisca a questa iniziativa e si attivi per mettere in atto il numero 1522. Ma perché adesso non funziona? Cioè, se uno chiama 1522 è presente a Venezia come regione Veneto, in altre province è già presente ma non su tutte, però chiedono appunto di... Quindi chi vuole segnalare una qualcosa di chi di violenza? Chi vuole segnalare delle attività di stalking, di violenza familiare, anche tra gli extracomunitari che ci sono tante norme che da noi sono reato, telefona al 1522 e questo numero mette in atto tutta una serie di prestazioni, tra cui l'assistenza, il parlare con psicologi. E il comune dovrebbe, se aderisce a questa iniziativa, fare volantinaggio, preparare dei convegni, dei congressi. Bene. Quindi 1522 è un numero da ricordare. E lo riproporrete voi all'amministrazione comunale che lo adotti anche qui a Chioggia? Certo, come donna mi sembra il minimo. Grazie Marina. Grazie a te.